L'FC Matese al Ferrante contro il Pineto per il 29esimo turno di campionato. Lavori di ristrutturazione già ultimati nel domicilio matesino, ma manca ancora la certificazione di agibilità dell'impianto da parte del CONI, motivo per il quale l'evento è a porte chiuse. Designato per la direzione il signor Falleni della sezione di Livorno. Prima parte di gara molto equilibrata, senza spunti rilevanti. La squadra di Amaulo al 17esimo con Minicleri in area verticalizza per Barlafante. Fiacco sul primo palo e facile disimpegno per Del Giudice. Al 26esimo risposta locale, il piazzato di Napoletano, destro a giro, blocca Mercorelli. Al 28esimo pallonetto di Napoletano a cercare ricamato, disturbato da Pepe per Falleni, nulla di scorretto, squadre propense alla gestione anche nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione di gioco. Il secondo tempo, dopo 2 minuti e 20, Tribelli dalla destra. Un pallone al bacio per Galesio che di testa la piazza dove il portiere non può arrivare per l'1-0 del Matese. Al quarto la risposta abruzzese, Barlafante teso sul primo palo, ribatte Del Giudice, Minella poco incisivo, si infiamma il match al settimo, uno scatenato Tribelli va in percussione, si porta il pallone sul sinistro, lo fa partire, colpisce il legno dopo il tocco di Mercorelli, Galesio non punge sulla ribattuta, pochi secondi dopo di nuovo il 7 di Urbano. Pallone in area sporcato da Di Giacomo in maniera irregolare. L'arbitro indica il dischetto. Galesio spiazza Mercorelli. Doppietta per lui e parziale sul 2-0. Al 18esimo insistono i campani. Punizione di Ricciardi. Siamo lontani e defilati rispetto alla porta di Mercorelli. Pallone fuori dalla portata di tutti. Al 21esimo, dopo aver fornito l'assist sull'1-0 ed essersi procurato il rigore per il raddoppio, ciliegina sulla torta per Tribelli che con una sassata sfonda la porta per il 3-0. Stordita forse dal miglior Matese stagionale, prova uno scatto d'orgoglio il Pineto al 27esimo sullo svolgersi di un calcio d'angolo. Dopo una serie di batti e ribatti, Romano con una girata spedisce sul fondo. Al 32esimo analoga situazione, questa volta dalla corsia opposta del campo, smanaccia Del Giudice, l'attaccante dei biancoazzurri sbatte sul muro dei matesini che al 34esimo possono incrementare ulteriormente il vantaggio. Ricamato sotto misura, colpisce di controbalzo e manda alle stelle. 41esimo, c'è tempo anche per il neo entrato Calemme, una carezza per il portiere avversario, chiude in attacco la truppa di Urbano, corner dalla destra, spunta Albanese, fermato prima da Mercorelli e poi dal Montante. 88esimo, ci riprova Calemme che vuole la soddisfazione personale del gol, ma fallisce nell'1 contro 1 con Mercorelli, finisce 3-0 con l'FC Matese che torna a vincere al termine di una maiuscola prova collettiva. Un tempo equilibrato, senza occasione da gol. Il gol di apertura di Galesi un po' ha spaccato la partita e abbiamo un po' perso l'equilibrio in campo e poi la Matese ha preso il sopravvento e ha vinto in modo meritato, anche perché noi abbiamo avuto difficoltà, diciamo, avere equilibrio in campo e diverse problematiche che sapevamo, però non è una giustificazione. Sicuramente la Matese è così dimostrata in quel frangente più squadra di noi, è stata abile a sfruttare le occasioni create, si è trovata sul 2-0, in quel momento la gara era praticamente chiusa. Sì, oggi era importante portare a casa 3 punti. A fine gara abbiamo visto di nuovo i risultati, impressionante quello che sta succedendo in questo girone. Non c'è una partita scontata, la sest'ultima è a 38 punti, in altri anni a 38-39 punti sono usciti fuori dai play-out. Quindi per noi aver messo in classifica 3 punti, facendo anche, soprattutto al secondo tempo, una buonissima prestazione, è una grande iniezione di fiducia, di morale, per il morale dei ragazzi e soprattutto sono 3 punti importantissimi per la classifica.